Eccoci in compagnia di Pocco, anzi di Pocco e il suo tamburo. Chi è Pocco? Pocco è il protagonista di questo libro, una rana che è alla ricerca di uno spazio dove potersi esprimere liberamente, perché sembra che in casa qualsiasi cosa lui faccia non vada bene. Le hanno regalato un tamburo, ma questo tamburo dà fastidio ai genitori, che infatti decidono di mandarlo fuori. Basta Pocco, vai, vai fuori a suonare, non ne possiamo proprio più di ascoltarti. E Pocco va, inizia, si incammina e dove si trova? Provate un po' a indovinare. In un bosco, in una foresta, in uno spazio verde, uno spazio di libertà, perché Pocco finalmente potrà suonare, ma non sarà un suonare solitario, perché pian piano il suono del suo tamburo richiamerà molti amici. Amici che lui conoscerà in quel momento. Quindi questa volta il buscare, la ricerca, è la ricerca di uno spazio e ancora una volta la natura è una natura accogliente, è un bosco dove si fanno degli incontri, si trovano dei nuovi amici, dove ci si può esprimere senza disturbare nessuno. E questo bosco è un bosco caldo, sicuramente un calore dato da questi colori, le tonalità dell'arancione. Matthew Forsyth ci dice, l'autore di queste tavole, ci dice che un bosco verde è un bosco noioso, mentre un bosco arancione è già tramonto. E è tramonto, è anche autunno, è sicuramente caldo, sicuramente accogliente. Un bosco dove ci piacerebbe proprio trascorrere del tempo, magari ascoltando Pocco che suona il suo tamburo.